al 5 febbraio, è uno degli eventi che rientra nel progetto del turismo in movimento, un progetto con cui l'amministrazione ha voluto rilanciare sia lo sport che il turismo attraverso lo sport. Questo è uno di tanti eventi che sono stati proposti sia sul floorball ma anche su altri fronti, cioè sugli enti di promozione sportiva che in qualche modo ci hanno dato fiducia, tipo l'AXI che si occupa più che altro di pallavolo e con loro abbiamo svolto il campionato nazionale di pallavolo AXI. Questo è un appuntamento importante perché sicuramente di grande visibilità e ci dà una movimentazione di atlete sicuramente con un numero più alto. Io sono soddisfatta del momento che stiamo vivendo e spero che vada sempre al meglio. Ecco, una domanda sola, quali sono i prossimi appuntamenti che riguarderanno lo sport a Celano? Ma sicuramente alcuni si ripetono rispetto a quelli dell'anno scorso perché comunque l'AXI ci ha riproposto questo campionato nazionale, comunque avremo un evento sul judo anche regionale e poi abbiamo una serie di discorsi aperti che scaramanzia preferirei non dire, però sicuramente c'è tanto impegno da parte nostra ma soprattutto la voglia di far crescere Celano.